un pacchetto di lavori da 10 milioni di euro per la messa in sicurezza di Ombrone, Calice, Calicino, Bagnolo, Ficarello e Bisenzio. Tutti appaltati e qualcuno già in corso. Una bella eredità per chi tra poche settimane sarà chiamato a guidare la nuova provincia che diventerà ente di secondo livello, non più scelto direttamente dai cittadini. L'attuale presidente Lamberto Gestri e il suo assessore Stefano Arrighini hanno fatto il punto sul piano di interventi considerati strategici e indispensabili non solo per riparare ai danni subiti in questi ultimi anni di maltempo, ma anche per potenziare gli strumenti in mano agli enti chiamati a gestire le emergenze. Un esempio per tutti, il completamento della cassa d'espansione a Ponte Attigliano per il torrente Ombrone, che grazie ad una portata di 850.000 metri cubi di acqua, il doppio dell'invaso della cassa di Ponte Alevanne, permetterà di triplicare la capacità di invasamento e di conseguenza di affrontare i picchi di piena in modo più veloce e sereno. La cassa sarà pronta nella primavera del 2015 e quindi utilizzabile nella stagione delle piogge subito successiva. Il costo è di 3 milioni di euro. Sempre sull'Ombrone sono in corso interventi sulle arginature per un totale di 1 milione e 800 mila euro. Un altro intervento importante, finanziato con 2 milioni di euro, riguarda il Calice e il Calicino. Ci sono poi 750 mila euro per il Bisenzio, con particolare attenzione al tratto che attraversa la vallata, la sistemazione idraulica del Ficarello tra Prato e Montemurlo, grazie a un accordo di programma che ha messo in campo 1 milione e 300 mila euro, e infine il ripristino delle arginature e il consolidamento alla confluenza nell'Ombrone del torrente Bagnolo. Penso che una volta realizzate queste opere possiamo dire che la tranquillità della nostra gente che abita nelle zone sottoposte a esondazione aumenterà moltissimo e tranquillizzerà tutti. Lasciamo anche il quadro di un quadro di opere che possono seguire questo pacchetto dei 10 milioni che abbiamo descritto e che riguardano i finanziamenti del 2015.